al presidente di porre in votazione l'individuazione dell'immobile ex Grafiche Dotti. Posso fare una dichiarazione di voto, Presidente? Esatto, fai tu e poi c'è la dichiarazione di Giovanni Greci. Oh, prego, lascio la parola a Greci. Vai, vai, vai pure. Sì, grazie. Ascoltate, io sono andato a vedere la norma di cui si sta tanto discutendo. Prima di tutto la ratio, che è quella che è indicata sul sito della Regione Lombardia, la vado a leggere, è molto chiara: facilitare e rendere più convenienti gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e di recuperare del patrimonio edilizio esistente, completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo. Questo è l'obiettivo della legge sulla rigenerazione, che punta a promuovere gli interventi di messa in sicurezza, recupero e efficientamento degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante. Quindi, cioè, la ratio della legge è quella di riutilizzare l'esistente e quindi recuperare il patrimonio edilizio già presente. Poi c'è questo articolo 40, io mi riallaccio poi appunto anche a quello che ha detto il sindaco. È vero che c'è il discorso del comune al di sotto dei 20.000 abitanti, però per poterli escludere serve motivate ragioni di tutela paesaggistica. Ora, cosa significa? Che la legge, seppur criticata, è presente e va applicata. La legge prevede che anche su richiesta il Consiglio Comunale deve deliberare se un'area è dismessa da oltre 5 anni e causa criticità. Ora, l'immobile, voglio dire, giusto per far citare due date, per quanto riguarda il fallimento delle Grafiche Dotti è del lontano 2012, con poi il decreto di trasferimento, quindi che ha trasferito l'immobile alla proprietà nel 2019. Quindi io voglio dire, sfido chiunque, d'altra parte ha detto anche il consigliere Furgoni, a dire che quell'area non sia dismessa e non abbia criticità. Sinceramente mi hanno anche sorpreso le ultime dichiarazioni e le polemiche apparse sui giornali. Io però ovviamente, come diceva il sindaco, mi attengo a quello che risulta dagli atti e non mi risulta che ci sia nessuna rinuncia da parte della proprietà. Poi ovvio che l'interesse dell'amministrazione, ma credo che sia l'interesse di tutti, è quello di valorizzare un'area che ormai da oltre 10 anni è abbandonata e dismessa. Ecco. Quindi la legge regionale ad oggi c'è e quindi la applichiamo. Quindi chiedo alla mia maggioranza di votare a favore. Posso? Oh, sì. Ma allora, per le aree dismesse, sindaco, non deve fare tanta strada, eh. Basta che gira le spalle e trova quella che c'è dietro al comune, che è da molti più anni, è lì vicino, comodo, comodo, senza neanche fare molto. Quindi le assicuro che esistono delle aree dismesse nel comune Cernobbio. E dopodiché credo che invece il capogruppo di maggioranza possa, con titolo, poi proporsi come difensore della legge regionale quando andrà in Corte Costituzionale, perché è vero che il titolo è quello, ahimè, come spesso succede con le leggi, e credo che lui lo sappia meglio di me, tra i titoli e lo svolgimento ce ne passa di mezzo, e che lì sia arrivata la manina che abbia infilato una norma che non sta né in cielo né in terra. La pensano in tanti anche dentro il Consiglio regionale, quindi. E mi chiedo, nel momento in cui mai, mai la Corte Costituzionale decidesse di dire che quella norma è veramente anticostituzionale, che cosa succederà? Anche questo è un tema simpatico, secondo me, che andrebbe tenuto in considerazione, perché, ripeto, noi non facciamo un atto dovuto stasera. Noi oggi. E quel che mi sorprende è che non venga detto. Oggi l'amministrazione fa una scelta. Poteva scegliere di individuare, di fare la mappatura di tutte le zone dismesse. Poteva scegliere di non di dire che, perché anche lì bene,
Ecco, come tutela ambientale, io posso dire che il centro di Cernobbio, perdonatemi se devo allargarlo, non è esattamente il quartiere periferico di Milano. E voglio vedere l'operatore che poi correva al TAR per avere il ricorso. A quell'operatore che ha fatto col Comune di Milano una roba del genere è finito che non solo ha perso il ricorso, ma si è trovato la legge finita davanti al Corte Costituzionale. Quindi va bene, ma sono scelte. E non perché quella non sia un'area dismessa, quella è un'area dismessa. E non perché lo dica io, grazie, vi ringrazio per la citazione, ma perché è evidente che è così. Ma un conto è che è dismessa, un conto è che sia un'area dismessa che può accedere ai benefici che quella legge consente, che vengono ancora sfumati, che sono benefici di tipo volumetrico, che sono benefici di tipo economico, in termini di standard, tradotto per chi non lo sa, io uso col termine standard che è vecchio, ma comunque, però se io costruisco tot di residenziale, devo garantire tot in servizi pubblici, adesso la butto lì, spazi pubblici, okay? Ecco. Ma se io posso farne a meno in parte, perché c'è una legge che mi consente di farne a meno in parte, ne faccio di meno. E poi tutti vogliamo rimettere a posto Cernobbio, ma sarà rimesso a posto con un po' di volume in meno e con un po' di spazio in meno di servizi pubblici. Quanto abbiamo appreso stasera, perché l'unica risposta che però ho ottenuto è no, va fatto l'ambito di trasformazione, mi sa che gli altri proprietari dell'ambito di trasformazione non saranno felicissimi. Ci hanno a fianco uno che a lei prende... tutti i benefici, loro rimangono senza, come si fa poi, si ridistribuiscono i benefici o se li prende solo uno? Non lo so, non voglio neanche saperlo, questa è una domanda che mi basta sapere che almeno l'ambito di trasformazione dovrebbe essere progettato tutto assieme. Poi come si integri con un progetto già fatto, finito, protocollato, chiuso, per cui l'operatore dice allora quando mi cominciate a fare costruire, questo io non l'ho ancora capito, ma ce lo spiegherete un'altra volta. Il nostro voto è convintamente contrario e non perché non vogliamo recuperare quell'area. Non perché come le altre aree di Cernobbio, ma perché così non la si recupera. Tutto qua. Grazie. Passo a leggere. Consiglio comunale di... Basta. Ha chiesto la parola a Cristina. Sì, scusa. Allora, no, niente. No, appoggio quanto hanno detto i consiglieri di minoranza, perché comunque sicuramente è un'area da riqualificare. Non penso che comunque Cernobbio abbia bisogno di aumentare la densità demografica con un progetto del genere, e comunque a prescindere da quello la legge si può attuare, ma non siamo obbligati, quindi secondo me si poteva approfondire un po' di più il progetto. Soprattutto tenendo conto che comunque ho parlato con tanta gente anche che non ha firmato la petizione, ma si sono mossi veramente tanti cittadini, quindi secondo me si poteva provare a modificare, a stoppare il tutto. Adesso non so se mi è sfuggito qualcosa, comunque visto che il signor costruttore è bravo a fare dichiarazioni sui giornali e poi comunque non protocolla niente di quanto detto, probabilmente era un modo per bluffare, pressare l'amministrazione, non so se sia possibile, si poteva anche ritirare il punto e approfondivamo tutto insieme il progetto in modo da accontentare un po' di più anche le persone che si stanno lamentando in questo periodo. Comunque io voto contrario. Grazie. Allora, si delibera. Punto 1, di approvare le premesse che qui si richiamano integralmente. 2, di individuare se per gli effetti dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2005 il complesso immobiliare di proprietà della società Leoni Real Estate SRL, identificato nell'elaborato grafico allegato denominato ex grafiche lotti, quali immobili dismesso da più di 5 anni, che causa forti criticità di degrado urbanistico e edilizio per le motivazioni di cui permesso. 3, di dare atto che la presente deliberazione attesta l'interesse pubblico al recupero dell'immobile individuato ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12/2005
4 di rimettere alla Giunta, quale organo competente, l'approvazione dello schema generale di attuazione nell'ambito di trasformazione. 5 di approvare il parere redatto dall'estensore del piano, registrato al protocollo 9195 del 3 maggio 2021, quale interpretazione autentica delle disposizioni di attuazione dei criteri e di indirizzi dell'attuazione degli ambiti di trasformazione del documento di piano relativamente alla non incidenza in termini di superficie lorda di pavimento e di volume delle aree per servizi realizzate direttamente dagli operatori negli ambiti di trasformazione. Passiamo a votare. Non mi sembra che ci sia l'immediata esigibilità, dottoressa. No, non c'è. Matteo Monti. Favorevole. Briccola Alessandra. E deve accendere il microfono. Non la sento. Guardi, lo scrivo in chat perché l'ho letto sulle labbra, ma non riesco a sentirla. Intanto procedo. Colombo Walter. Mi riservo di votare alla fine, scusi, segretario. Della Torre Mario. Favorevole. Ferradini Mariangela. Favorevole. Grieci Giovanni. Favorevole. Oliverio Rossana. Favorevole. Taroni Adriano. Favorevole. Tramalloni Sara Roberto. Favorevole. Furgoni Paolo. Vabbè no, volevo votare più tardi. Sono contrario. Bianchi Emilia. Contraria. Tettamanti Cristina. Contraria. Piazza Angela Lucia. Contraria. Allora, Briccola Alessandra ha scritto favorevole, avevo letto sul labiale, ma purtroppo, anche se al microfono aperto non l'ho sentita, mi scusi. Colombo Walter. Favorevole. Quindi ci sono 9 voti favorevoli e 4 voti contrari. La delibera è assunta.